8 dolci per 8 puntate diverse. A partire da giovedì 4 febbraio sul canale 17 di Fano TV, subito dopo il telegiornale, nuovo appuntamento dedicato alla cucina con la realizzazione dei dolci tipici di carnevale. Vista la situazione epidemiologica, la Proloco di Fano, insieme al Comune, hanno ideato, in sostituzione allo storico evento del Castagnolo d'Oro, un programma culinario coinvolgendo alcuni circoli ricreativi della città. Al progetto hanno aderito i club Le Colonne del Cielo, Foro Boario, Anni Nuovi, Le Fontanelle, Ponte Sasso, Cicogna, Sassonia e Non Solo Donna. Noi ci ritroveremo qui e voi, grazie anche a voi che ci avete dato la disponibilità nel riuscire a proporre questo nuovo brand, ci ritroviamo qui a realizzare queste ricette. Volevo però un attimino anche dare una notizia su questi club che in questo momento hanno un pochino di difficoltà perché rimangono chiusi. Ecco, siccome svolgono un'attività molto importante di aggregazione e socializzazione della nostra città, di non lasciarli soli e cercare, ecco, per quanto possibile, per chi può, di sottoscrivere la tessera associativa nei rispettivi quartieri. Il programma, registrato rispettando le norme anti-Covid e intitolato I dolci di carnevale, ha visto coinvolti in cucina due ospiti per circolo, affiancati da Maria Elena Del Bianco, che si sono cimentati nella preparazione di 8 dolci classici del periodo: i castagnoli, le pesche dolci, le rose di carnevale, le tagliatelle all'arancia, le famose chiacchiere ed infine la cicerchiata. In questo periodo complicato per tutti è importante che il progetto Old But Gold continui, ed è importante che davvero, soprattutto dagli anziani, soprattutto da coloro che magari hanno più difficoltà e soffrono questo distanziamento, questo isolamento, venga davvero un messaggio di fiducia, di speranza, di non essere dimessi, ma davvero di reagire per cercare di ritrovare dei valori e di trasmettere dei valori anche in maniera appunto gentile. Ringrazio davvero anche per quello che stanno facendo Sauro Berluti, Giorgio Falcioni, perché sono i due coordinatori di questo progetto, e Giovanna Selis per la Proloco, che davvero ci ha messo l'anima, e credo davvero che siano persone che danno un contributo forte a questa città per trovare una nuova coesione anche in una fase difficile come questa.